50 debiti fuori bilancio per un complessivi 10 milioni di euro, cifre importanti soprattutto perché vengono reiterati nel tempo. Assolutamente sì, è una prassi ormai consolidata, ci sono contenziosi avviati anni ed anni fa, diritti completamente schiacciati, i cittadini baresi si vedono espropriare i loro beni per pubblica utilità e rivedere l'indennizzo solo dopo decenni, dopo lustri. Però se hanno pazienza il loro salvadanaio si ingrossa, come per esempio il caso di quel terreno che era valutato 300.000 euro 10 anni fa, adesso ne vale 3 milioni e mezzo. Quello è un danno per le casse del comune, ma più che la pazienza bisogna anche sopravvivere all'età che avanza e alla prassi consolidata del comune. Bisogna avere fortuna. Bisogna avere molta fortuna. Certo è che è un doppio danno, molto serio, un danno per le casse del comune e un danno per i diritti costituzionalmente sanciti come il diritto di proprietà. È un'amministrazione pubblica, questo deve tenerlo bene a mente, un ufficio dell'avvocatura che va assolutamente rivisto. In commissione lavori pubblici abbiamo chiesto l'audizione per i primi di gennaio del direttore generale a riferire su questa prassi annosa e abbastanza complessa. Sulla questione la Corte dei Conti è intervenuta più volte negli anni, sempre dando delle bacchettate alla comune, comunque all'amministrazione che la gestisce in questa maniera. Sì, continuerà a intervenire, interverrà anche questa volta sicuramente perché il debito è eccessivo, ma interverrà anche grazie all'intervento del segretario generale che ormai rinvia alla Corte dei Conti quelli che sono i trascorsi 120 giorni dal precetto.